ognuno di noi si innamora di un personaggio, no? E segue in modo particolare la storia e la vita di quel personaggio. In questo libro, Lezioni di Tango, in realtà, via via che si va avanti nella storia, non ti dico che ti innamori di tutti i personaggi, ma ti restano simpatici tutti, anche quelli che teoricamente non dovrebbero essere simpatici. Perché? Perché alla fine del libro poi capiremo il perché, in realtà tutti fanno parte della stessa vita, dello stesso modo di agire, solamente arrivando da esperienze diverse, da esperienze precedenti diverse, ognuno reagisce in un modo diverso. Però poi capiamo a un certo punto del libro che, voglio dire, quello lo si sa già, siamo un po' tutti uguali. Certo. E la cosa bella è che quello che io spero all'inizio del libro, che stavo dicendo a Giuseppe prima, e che non vi racconterò per rovinarvi la storia, che succede all'inizio del libro, dico, spero che questa cosa accada, sì, mentre va avanti la storia del veterinario con una ex fidanzata che arriva, certo, se ne va, ritorna, che poi addirittura si mette anche con il maestro senza che lo sappia il fidanzato ufficiale, insomma, un gran casino. Devo dire, a un certo punto, questa mia speranza iniziale, dico, vabbè, no, la storia sta prendendo un'altra piega, non succederà quello che io spero. Poi però, alla fine del libro, invece, questo è, tutti tolgono il freno a mano, sì, tutti i personaggi, grandi, piccoli, perfino il cane, sì, perfino Gaudì toglie il freno a mano, ed è bellissimo leggere in un libro che parla chiaramente non solo d'amore, ma di un modo di vivere, di famiglie allargate, di modi di vivere alternativi, quelli che Giovanardi detesta, per cui a me piacciono, anche se non so di che parlano, per il fatto che non piacciono a Giovanardi, a me già mi piacciono. Devo dire che mi ha molto colpito. Poi Giussi scrive molto bene, ha un modo di scrivere molto chiaro, molto semplice, diretto, per cui la storia va avanti da sé, nel senso non c'è da rileggersi le pagine 4-5 volte per capire quello che noi stavamo dicendo, sì, adesso. Che avrà voluto dire. Sì. Che avrà voluto. No, è molto chiaro, ma è bello quello, perché poi però non è questa leggerezza, sì, o meglio, non è superficialità, è leggerezza, nel senso lei riesce a raccontare i caratteri, le storie, le vite dei personaggi con grande naturalezza, che è importante quando si legge un libro. Sì, è vero, sì. Non fermarsi soltanto a descrizioni troppo lunghe anche dei personaggi, cioè io preferisco farli agire, farli parlare. Infatti il romanzo sembra un pochino a tratti una sceneggiatura. Difatti, non a caso la presentazione è fatta un po' come una fiction. Sì, è fatta un po' come una fiction, perché comunque sono personaggi che, come hai detto tu, vivono, si mettono in gioco, cioè anche quando pensano, nel libro non troveremo 60 pagine per spiegarci il retro pensiero di un Thomas, però anche da un tic nervoso oppure da una cosa che comunque si dice a mezza bocca, si capisce e si va avanti. Esatto, si va avanti, ogni cosa che si legge nel libro serve alla fine per fare la somma, il totale, e in questo racconto, in questa storia bella, complessa, che potrebbe succedere un po' a tutti noi, perché ci sono personaggi che potrebbero essere i nostri vicini di casa, potrebbero essere i nostri insegnanti, potrebbero essere i nostri parenti. A un certo punto in questa storia arriva il tango, sì, ed è lì la chiave di volta, perché abbiamo detto Juan, insegnante di tango in una scuola dove c'è questa proprietaria che è follemente innamorata di lui, per cui gli permette anche di arrivare in ritardo alcuni giorni di non andare, perché le allieve impazziscono per questo maestro, ma anche perché il tango, come lui lo interpreta, è proprio il tango vero, quello argentino, cioè proprio quello dove uno sguardo, la famosa mirada del tango, mette a tacere tutte le voci che arriva in ritardo, fa casino, quando comincia a ballare la situazione cambia. E il tango, si sa, è un ballo molto sensuale, molto di coppia, fino a questo momento pensavamo molto di coppia eterosessuale, perché un uomo e una donna, io ne ho visti tantissima ballando con le stelle, veramente sembra, ci sono bambini? Uno, sembra che trombino, figlio, però sembra, insomma, diciamo che si diano da fare in pista, sì, c'è questa grande sensualità. Qui entra e distrugge questo mito del machismo del tango, una coppia di tango omosessuale. Non vi dirò chi sono, come, perché, come ci si arriva, eccetera, però effettivamente anche al lettore, diciamo che ne ha visti di gay nella vita come me, per esempio, ne conosco 3 o 4, ecco, devo dire che, 3 o 4 non di più, devo dire che colpisce quando questa cosa succede, dice, cavolo, anche nel tango, cioè, dove, qual è il posto dove non ci sono? E devo dire, mi piace molto come lo tratti, perché non viene né osannato, né distrutto in quanto amore omosessuale, ma viene raccontato come una storia d'amore. Certo, anche in quel certo. caso si lascia il freno a mano, si stacca il freno a mano e si va.
E devo dire che quella storia, mi voglio sbilanciare, ecco, siamo al Gay Village, quella storia forse fa un po' da volano alle scene finali, perché è un po' da esempio per le altre storie d'amore, nel senso, se riescono loro, ci possono riuscire tutti, quello è un po' il messaggio, no? Per quello chiedevo chi crede ancora all'amore, perché insomma io diciamo non ho più 18 anni, ne ho 19 e comincio a avere dei dubbi, dicevo prima con dei miei amici, secondo me l'amore è un po' una malattia che tutti abbiamo provato, c'è il morbillo, gli orecchioni e poi c'è anche l'amore. Però malattia è, nel senso, certo, non sempre ci fa star bene, anzi è irrazionale. È irrazionale. Per cui in una storia come questa, che l'irrazionalità dell'amore venga presa ad esempio, l'irrazionalità dell'amore gay venga presa ad esempio per altre storie che all'inizio della storia non si capisce se è giusto, se è sbagliato, se si amano, se non si amano, se è giusto comportarsi in quel modo, mi fa piacere. Certo, certo.